natura, sole, mare, monti. Rendiamo la nostra casa più green. Come? Sostituisci la tua vecchia caldaia con la pompa di calore. Come fare? Vieni all'MVD, potremo consigliarti al meglio. Passa alle rinnovabili, vieni all'MVD. Pensate, potrete fare lavori ed iniziare a pagare dopo 30 giorni. In comode rate. Il servizio motovedette della polizia penitenziaria? Partita una richiesta straordinaria di personale, si teme l'esternalizzazione del servizio. Elba, continuità territoriale aerea, intervenga il governo. Interrogazione parlamentare di Simiani, Bonafè e Boldrini del Partito Democratico. Canile, il sindaco Montagna vorrei diventasse accoglienza. Brevi dall'isola d'Elba. Screening epatite C alla pubblica assistenza di Capoliveri. Ripristinata la barriera di sicurezza sulla Pomonte Marciana. Matteo Spalti gioca in Serie A2 Elite con il Futsal Pistoia. Marciana festeggiata i 100 anni di Angelo Ferrini. Buonasera cari telespettatori, benvenuti all'appuntamento con il telegiornale di Elba Press e le informazioni dell'isola d'Elba, che oggi apriamo con un caso. Potrebbe esserci una richiesta di esternalizzazione del servizio nell'annuncio che è uscito da parte della polizia penitenziaria, che chiede del personale per le motovedette. È un articolo che è uscito su un giornale online e che parla anche della motovedetta di Marina di Campo. Vediamo. Cercasi personale della polizia penitenziaria della Dibire a servizi navali del corpo presso le basi di Venezia e Livorno, ma anche nella sede distaccata di Marina di Campo all'isola d'Elba. La notizia di per sé non sarebbe eclatante se non fosse che la ricerca di personale viene fatta attraverso quello che viene definito un interpello straordinario che il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha emanato rivolgendolo al personale del corpo della Polizia Penitenziaria. L'estrema urgenza rende noto un articolo di Enrico Sbriglia, presidente dell'Osservatorio Internazionale sulla Legalità di Trieste, pubblicato sul sito opinione.it, e giustificata al fine di scongiurare il blocco delle attività di navigazione e sorveglianza. Da qui la ricerca di un certo numero di poliziotti penitenziari da pescare tra i ruoli che vanno da quello degli ispettori a quello dei sovrintendenti e agenti, i quali andranno poi impiegati sulle diverse unità con incarichi di comando delle imbarcazioni, se non anche di nocchieri, radaristi e motoristi. Ovviamente l'interpello è rivolto a personale che abbia le necessarie e certificate competenze specialistiche. La critica che viene rivolta a questa anomala procedura di reclutamento sta soprattutto nel fatto di non aver saputo prevedere questa emergenza dovuta a pensionamenti di personale e alla incapacità o all'impossibilità di sostituirlo adeguatamente e tempestivamente, sempre che non si tratti, questa è la conclusione dell'analisi fatta da opinione.it, di un tentativo di esternalizzazione del servizio.
Da un caso all'altro parliamo naturalmente della continuità territoriale dell'aeroporto dell'Isola d'Elba. C'è un'interrogazione parlamentare da parte di Simiani, Bonafè e Boldrini, che sono del Partito Democratico, che hanno già un'interrogazione parlamentare già fatta anche per altre isole, che chiedono al governo di intervenire sulla continuità territoriale aerea per l'Isola d'Elba. Il contratto che garantiva i collegamenti aerei con l'Isola d'Elba e relativi ai principi di continuità territoriale è scaduto, ma non è stato ancora rinnovato. È urgente che il governo intervenga per ristabilire in tempi brevi il servizio, recuperando le risorse necessarie, come peraltro già fatto con Pantelleria e Lampedusa. E quanto dichiarano i deputati del Partito Democratico Marco Simiani, Simona Bonafè e Laura Boldrini dopo aver presentato un'interrogazione parlamentare sulla vicenda. Le tratte aeree con Pisa e Firenze sono utilizzate da studenti dell'isola per le università e da molti cittadini per le visite mediche effettuate negli ospedali delle due città toscane e quindi rivestono un importante valore sociale per garantire diritti in tema di istruzione e sanità. La continuità territoriale aerea è indispensabile anche per il mantenimento in funzione dell'aeroporto dell'Elba, anche in virtù dell'interesse che questa infrastruttura sta alimentando nei confronti di altre compagnie aeree che potrebbero investire nelle rotte da e verso una delle località turistiche più importanti del paese. I sindaci dei comuni del territorio hanno già sollecitato il ministro Salvini ad intervenire, non ricevendo però ad oggi nessuna risposta, concludono. Bene, andiamo avanti con il nostro giornale. Torniamo a parlare un attimo del canile comprensoriale. Avete visto, per chi ci segue tutti i giorni, nei giorni scorsi un'intervista al sindaco di Capoliveri, Walter Montagna. A margine di quell'intervista, Montagna ha esternato un suo desiderio che questa struttura, che ormai sta vedendo la luce nella sua nascita, non venga chiamato canile, comunque che non rimanga un canile gattile, ma un centro di accoglienza per gli animali. Vediamo questo stralcio dell'intervista. Canile comprensoriale, mi piacerebbe di più chiamarlo punto di accoglienza, no canile. Così, a margine di un'intervista rilasciata a Elba Press, il sindaco di Capoliveri Walter Montagna ha espresso il desiderio che la struttura, ormai l'inizio della sua realizzazione sembra addirittura d'arrivo, non sia soltanto un ricovero, ma qualcosa in più. Serve, ha detto Montagna al turista, ma anche all'Elbano, e la sinergia fra associazioni veterinari è fondamentale nella gestione della struttura. Poi con le associazioni animaliste faremo un discorso anche più approfondito, perché una cosa è il solo ricovero e una cosa è l'accoglienza. Questo canile dovrebbe, più che canile, mi piacerebbe chiamarlo l'accoglienza, diciamo, dell'animale stesso, perché il turismo ha bisogno di un indotto e l'indotto è quello del veterinario a supporto sia dei residenti elbani che hanno un cane, un gatto o qualsiasi animale, oppure del turista che viene e vuole questo servizio. È un po' qualcosina che va oltre il semplice canile e il semplice ricovero, ecco. E adesso ci sono le brevi. Avvia il programma regionale per la campagna di screening epatite C presso la pubblica assistenza di Capoliveri. Lo screening è rivolto ai nati tra il 1 gennaio del 1969 e il 31 dicembre del 1989. È completamente gratuito e non è necessario il pagamento del ticket. La campagna permetterà di rilevare le infezioni da virus dell'epatite C non ancora diagnosticate e avviare le persone alle valutazioni per il trattamento farmacologico gratuito. È possibile prenotare telefonando al numero 0565 96 7070 oppure mandando una mail a pubblicacapoliveri@tiscali.it. Conclusi i lavori di ripristino della barriera di sicurezza lungo la strada provinciale 25B Pomonte Marciana, in località Chiessi, che era stata danneggiata a causa di un sinistro. Il tratto interessato è localizzato al chilometro 19,350 metri, dove il guardrail è stato sostituito per circa 70 metri. Il cantiere è stato chiuso in anticipo e sono superate anche le limitazioni al traffico istituite in precedenza da una apposita ordinanza. Nella giornata del 17 ottobre si è festeggiato il centenario di Angiolo Ferrini nel comune di Marciana, il quinto negli ultimi 4 anni, a testimonianza della longevità della popolazione marcianese.
Un bel momento di unione fra i compaesani e la famiglia, a cui ha partecipato il sindaco Simone Barbi e l'amministrazione comunale, che rinnova i migliori auguri per questo bellissimo traguardo ad Angiolo, che è uno stimolo per tutti e che con gioia e vitalità ha raggiunto i suoi 100 anni. Il giovane atleta albano Matteo Spalti, classe 2003, giocatore laterale nel Futsal Calcio a 5, è stato acquistato nel corso del calciomercato estivo dal Futsal Pistoia, una squadra che milita nel campionato di Serie A2 Elite. Il giovane Matteo proviene da una buona precedente stagione che lo ha visto protagonista nella squadra del Pontedera, dove ha conquistato 5 convocazioni in Serie B. Un giocatore con il vizio del gol, negli ultimi 2 anni ha avuto una media di un gol a partita. Nel 2018 ha iniziato a collezionare alcune presenze con la squadra isolana Elba 97, segnando 22 reti. In questa stagione ha esordito nella nuova squadra con i nuovi compagni. Cari telespettatori, grazie per averci seguito. Vi diamo appuntamento alle prossime edizioni e vi auguriamo un buon proseguimento di serata.